Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questa è la seconda settimana di quarantena e siccome ho postato tutti i miei allenamenti che ho fatto in questa settimana e mezzo, perché oggi è mercoledì, ho pensato di aggiornarvi un secondo sulla mia routine di allenamento. La settimana scorsa ho fatto 3 allenamenti. Non ho filmato il primo perché avevo fatto una diretta su Instagram, ma quello è stato un allenamento upper. Poi mercoledì ho fatto l'allenamento glutei che potete trovare e venerdì ho fatto l'allenamento upper e addome. Quindi mi sono allenata un giorno sì e un giorno no. Nei giorni no ho fatto un active rest day, cioè il più active possibile in questa situazione, cioè fare una passeggiata qui in mezzo ai campi dove non c'è nessuno e un pochino dei miei flow. I miei flow ve ne ho parlato nell'ultimo vlog, praticamente sono 40 minuti, un'ora di movimento, molto yoga più che fitness, poi dipende ovviamente, in questo momento siccome sto facendo dei veri workout, un giorno sì, un giorno no, sono molto più improntati sullo stretching, però nel vlog in cui ve ne parlavo in realtà facevano proprio parte del mio allenamento, quindi integravo anche esercizi più strong. Ok. Noi sappiamo benissimo che io inizio bella vestita ma termino nuda. Quindi la settimana scorsa è andata così con 2 allenamenti upper e addome e un allenamento gambe. Questa settimana è iniziata con l'allenamento cardio e addome. Oggi faccio gambe, come avrete dedotto dal titolo, e dopodomani farò upper e addome nuovamente. Ieri è stata una giornata un po' più sedentaria, dove ho recuperato dal cardio dell'altro giorno perché avevo un sacco di lavoro, io sono in smart working e nulla, quindi bando alle ciance, incominciamo questo allenamento perché non ho molto tempo. Quindi il riscaldamento, voglio fare un circuito EMOM. EMOM è un protocollo del CrossFit, significa each minute on the minute più o meno, e praticamente consiste nel eseguire tot esercizi entro un minuto. Quindi io ho scritto 10 jump squat, 10 air squat e 10 pulse squat. Devo fare questi 30 ripetizioni entro un minuto. Al termine del minuto ricomincio. Quindi se eseguo queste 30 ripetizioni in 30 secondi, riposo 30 secondi. Se le eseguo in 45 secondi, riposo 15. Se le eseguo in un minuto, non riposo. Quindi ora faccio questo come riscaldamento, 5 giri, quindi 5 minuti. Let's go! Ok, gli esercizi sono jump squat, quindi posizione di squat, scendo e salgo. Ok? Quindi mi raccomando sempre le ginocchia dietro le punte, piedi leggermente divaricati e quando scendo le ginocchia puntano verso l'esterno. Non mi fate questo, questo non è uno squat, ok? Poi normale squat, air squat così e squat pulsato si rimane giù così. Quindi un movimento impercettibile e tiro su di gluteo, ok? 5 giri saranno devastanti. 3, 2, 1, vai! Eseguiti in 40 secondi, quindi adesso ho 20 secondi di pausa e ricomincio. Primo giro fatto, ne mancano 4. Decisamente riscaldate, sì. Gambe decisamente riscaldate. Adesso iniziamo con la parte centrale, focus di questo allenamento. Quindi ci sono 3 esercizi fondamentali per la catena cinetica posteriore, che sono lo squat, lo stacco e l'hip thrust. Quindi
Questi sono esercizi che dovremo eseguire con sovraccarico, perché sono esercizi chiamati fondamentali. Quindi, siccome l'altra volta ho fatto squat e stacco, oggi faccio squat e hip thrust. Squat, come l'altra volta, 10-12 ripetizioni con sovraccarico, quindi ciò che riuscite a trovare. Io l'altra volta ho usato un secchio della sabbia, oggi userò un manubrio, perché abbiamo trovato un manubrio. Quindi esecuzione dello squat come sempre, prendo il manubrio e me lo metto davanti. In questo modo farò più un front squat piuttosto che un back squat. Si fa quel che sia. Quindi, respirazione dello squat. Prendo il respiro, scendo, espiro salendo. Questo, quando si aumentano tantissimo i carichi, serve davvero tanto, perché fa la differenza tra riuscire a salire e rimanere giù. Ok, quindi tre giri di squat con sovraccarico fatto, adesso hip thrust. Allora, per l'hip thrust mi sposto qui perché c'è bisogno di un rialzo, quindi vediamo se riesco. Ok, abemus materassinum, quindi vabbè, mettiamo chi doppio se non rompe le balle. Allora, l'hip thrust senza nulla sarebbe così, quindi allora appoggio la schiena appena sotto le scapole, quindi le scapole mi rimangono libere. Il movimento fa perno su questa parte della schiena appoggiata per salire e scendere. Lo sguardo è fisso davanti a noi e le spalle e la testa seguono il movimento, ok? Questo per riuscire ad isolare la parte dei glutei e per non lavorare di lombari. Vedo tantissimi fare l'hip thrust così. Quindi rimanendo così, esatto, così. Questo non è l'hip thrust, con questo ci si fa soltanto che male. Se noi teniamo tutto duro da qua fino alla testa, riusciamo a creare un perno e isolare i glutei, ok? Quindi mi raccomando, questo importantissimo per non farsi male. La posizione dei piedi, punte leggermente divaricate e dovete trovare la vostra posizione, come quando fate il ponte, questo uguale, dovete magari fatelo prima corpo libero e quando salite così in posizione, che questa è la posizione finale, dovete capire che lo state sentendo qua nel bicipite femorale e nel gluteo e non nel quadricipite. Per non sentirlo nel quadricipite bisogna aggiustare i piedi, quindi magari avete i piedi troppo avanti, troppo indietro, ok. Quindi nel momento in cui ho sentito che quando sono in punta lo sento qui, perché sto stringendo le chiappe e lo sento, posso decidere di eseguirlo così o di aggiungere un po' di peso. Io aggiungo un po' di peso, quindi riprendo il mio caro vecchio manubrio. Me lo posiziono qui e tenendolo fermo un po' con le mani vado. Di queste faccio circa 10-12 ripetizioni. Sarebbe meglio non avere questo gradino perché, come vedete, mi blocca, però c'è questo. Io quando eseguo gli esercizi tengo 1-2 secondi in punta, momento di massimo contrazione, per sentirlo sempre di più. Quando siete così in punta, provate anche leggermente ad aprire le ginocchia, sentirete la differenza. Thank you.
Voilà. 12 fatte. Ora un minutino di pausa e passo a quella dopo. I minuti di pausa solitamente sarebbero maggiori perché è un esercizio abbastanza completo e faticoso, ma avendo un peso piuttosto basso non ho bisogno di fare così tanto minuti di pausa e quindi piuttosto punto ad aumentare l'intensità dell'esercizio. Ok, quindi finita la parte più strong con esercizi fondamentali, passiamo alla parte comunque strong, però più a corpo libero, di mini circuito focus glutei. Voi sapete, i miei allenamenti gambe sono fatti così, li ho sempre fatti così, quindi continuo a farli così. Gli esercizi sono 6, cioè il ponte inverso. Io mi metto qui perché non ho voglia di tornare di là, ma essenzialmente il ponte inverso consiste in trovare un rialzo che può essere benissimo il gradino di prima, appoggiare i piedi qua su, prendere, questo momento è il momento in cui lo sto sentendo tantissimo nei glutei e nei femorali. Qui quando scendo non mi appoggio e mi tiro su. Quando arrivo in punta tengo 2 secondi e scendo. Ok? Quindi ponte inverso, poi il single leg deadlift. Questo è un esercizio dove serve molto equilibrio. L'esercizio si fa così: il braccio tiene soltanto la kettlebell, non si muove avanti e indietro, la gamba dello stesso braccio va indietro, questa gamba semitesa, con l'altra mano mi do l'equilibrio, quindi scendo e risalgo, cerco di chiudere il movimento senza appoggiare la gamba e di nuovo. Altro esercizio sono i Superman, questi li odio. I Superman sono essenzialmente da per terra, metto così, gambe leggermente divaricate, ed è questo quello che fa il trick, perché se le gambe sono leggermente divaricate e quando le tiro su punto verso l'esterno, top, dolore assicurato. Il Superman è essenzialmente Superman, quindi salgo su, tengo la posizione 2-3 secondi e scendo. Lo dovreste sentire qui al lato del gluteo, tantissimo. Se non lo sentite, provate appunto ad allargare le gambe quando siete su, piedi a martello. Ok. Poi, i miei amatissimi donkey kicks. Quindi, come l'altra volta, quadrupedia, piede indietro e do il calcetto. Cerco di tenere sempre il tallone verso il corpo perché in questo modo sto accorciando il muscolo del bicipite femorale e ne faccio 10 così e 10 quelli miei super segreti che sono a 45 gradi. Ok, gamba destra, gamba sinistra. Poi inner thigh, quindi andiamo a colpire un pochino la parte interiore della gamba. Mi metto su un fianco, piego la gamba dietro, la porto davanti e con questa gamba a piede a martello la tiro su. Ok? Destra, sinistra. E poi per finire walking crab. Quindi prendo la banda elastica, me la metto o intorno alle ginocchia o intorno ai piedi, come volete voi. Vado in una posizione di mezzo squat e cammino. Cerco sempre di mantenere l'elastico in tensione, non chiudo mai,
il movimento è sempre impercettibile e minimo, questo piede segue, l'elastico è sempre teso. 10 andate, 10 ritorno. Quindi il circuito ce l'avete scritto, se vi siete fatti lo screenshot. Questo è un circuito, quindi si eseguono tutti e 6 gli esercizi, uno di fila all'altro, senza pausa fra un esercizio e l'altro. Si riposa alla fine con 2-3 minuti, insomma, poi uno decide. E potete ripetere questo circuito almeno 3 volte. Non sono molto brava, non reggo molto l'equilibrio sulla sinistra. Donkey kicks. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre. Ok, inner thigh. 1, 2, 3, 4, 5. Gli ultimi.
pelle. Circuito. Ah, che carino che è. Brava Silvia. Circuito completato. Adesso faccio altri due giri. È più o meno durato 5 minuti, quindi questo in realtà è un workout abbastanza rapido e indolore. Olè! Terzo circuito andato. Per me il mio workout gambe finisce qui. Adesso risistemo un pochino tutto quello che ho tirato fuori e faccio il mio stretching per le gambe, che ve l'ho spiegato nel video che ho postato la settimana scorsa sulle gambe. Quindi se volete una breve descrizione di quello che faccio per allungare le gambe dopo un allenamento così, dove i muscoli sono stati molto in tensione, andate a vedere quel video. Quindi basta, io concluderei con questo video. Se il video allenamento vi è piaciuto, fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, mi aiuterebbe tanto. Qui sta volando via tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video.